Rocha. Si chiude bene il Marcianise. Rocha. E c'è un gol! Grandissimo! Il vantaggio lo disegna. Ha lasciato partire un bolide che si è insaccato direttamente nell'angolino alto senza che il portiere riuscisse a vederlo. Gol capolavoro di Rocha, l'Odissea in vantaggio. Chiediamo un parere di Gabriele su questa rete. Un bel gol, partita dalla fascia sinistra, portiere che comunque si è fatto sorprendere sul suo palo. Un bel gol, veramente un bel gol dell'Odissea. Odissea in vantaggio al sesto. Rocha ha fatto partire un siluro, nulla ha potuto Guerra. E adesso il possesso di palla in Marcianise, che vediamo come reagisce. Giglio Fiorito, Attanasio. Giglio Fiorito, ma era bella l'idea di Rocha. Attenzione, adesso Russo Battista e c'è il gol, il pareggio di Russo Battista. 1-1, parità ristabilita, bella l'azione del Marcianise. Sì, peccato perché l'Odissea era di nuovo ripartita con Rocha, che non è stato supportato dai compagni, e l'azione da offensiva purtroppo si è espressa con un contropiede. Verso, si ricomincia ancora da miglioranza. Soso, Rocha, Nelson, miglioranza e c'è il gol! 2-1, miglioranza! Un'azione bellissima portata avanti da Rocha, che ha filtrato la palla per Nelson, il quale di tacco ha lasciato per miglioranza, che ha calciato un bolide che si è insaccato all'incrocio dei pali. Vantaggio meritato questo dell'Odissea. Sicuramente Marcianise, che non c'è proprio, stava sperando di proteggere il pareggio, ma azione d'attacco vincente dell'Odissea. Soso che cerca di trovare miglioranza, poi attenzione a questo pallone che finisce dentro. 3-2, e questo è un gol inaspettato. Inaspettato, ma voluto, perché ha visto Soso fuori dai pali e con un tiro un poco sbilengo è riuscito addirittura a segnare. Se non andiamo errati è Russo Battista il marcatore. Sbaglio terribile di Soso di avanzare fino a metà campo, non ce l'ha fatta a rientrare. Infatti il Marcianise che è riuscito ad accorciare le distanze. E non è la prima volta che Soso prende questi gol, ne ha preso uno simile contro il Via Grande, magari sarebbe il caso di non rischiare più di tanto, soprattutto quando si è in vantaggio. Sì, ma anche perché questa partita è una partita importantissima per l'Odissea, sta per centrare alla superiorità dell'Odissea 2000. Sicuramente è un'Odissea che ha centrato, ha voluto questo traguardo, ha lottato, e d'altro canto un Sala Marcianise che è venuto qui a Rossano forse non intenzionato a giocarsi questa gara. Odissea 2000 batte Sporting Sala Marcianise 4-2, si fa festa al Pale 20 di Rossano perché l'Odissea 2000 ha centrato l'obiettivo di accedere alla fase finale della Final 8. Un Odissea 2000 dunque che sabato ritornerà in campionato, riceverà lo Scanzano che ha vinto questo campionato di Serie B, ma quindi c'è da tenere presente che adesso l'Odissea ha questo obiettivo di superare questa fase finale della Coppa Italia e anche di centrare poi la vittoria dei playoff. Io prima di salutarvi faccio fare un flash al mio amico Gabriele, un saluto finale. La vittoria dell'Odissea, è stato bravo soprattutto Soso ad essere più prudente dopo aver preso il 3-2, una grande vittoria che comunque dimostra il grande vivaio tecnico tra le due formazioni, Odissea nettamente superiore. Grazie a Gabriele, grazie a Pasquale, grazie al nostro operatore Diaco Battista, un saluto e un arrivederci alle prossime occasioni.